Un grave rischio per il welfare locale messo a dura prova da tutta una serie di anomalie e quanto emerso nel duplice incontro animato dai rappresentanti di LegaCoop, Confcooperative, Agic e da FIP CGL, Fisascat, CISL e FIP UIL. Nel mirino delle organizzazioni datoriali e sindacali BLE, tutta una serie di problematiche che, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni contrattuali da parte degli enti locali territoriali nell'affidamento delle varie gare, non tengono conto di tutta una serie di aspetti che tutelano sia chi è il destinatario dei servizi, sia chi questi servizi cerca di attuare nella maniera migliore. Denunciamo insieme, dicono in coro associazioni datoriali e sindacali, il mancato rispetto delle tabelle ministeriali, le anomalie inerenti al costo del lavoro, le gravi difficoltà per quelle cooperative che cercano di favorire processi di legalità e ancora il mancato rispetto del contratto collettivo. Alla luce di tutto ciò, concludono le associazioni in questione, si chiede agli enti locali la costituzione quanto prima di un osservatorio sulla cooperazione.